In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro, dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma «se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Termina così il Vangelo di Giovanni, l'ultimo dei Vangeli canonici. I Vangeli sono quattro. Il Vangelo più anziano è scritto da quello che è stato il più giovane dei discepoli, anche perché Giovanni, l'Evangelista, essendo vissuto fino a quasi 100 anni, ha stilato il quarto Vangelo decine di anni dopo quelli di Matteo, Luca e Marco. E con queste righe appena lette ha sigillato la storia terrena di Gesù di Nazaret. Ed è interessante come si chiude. È una sequenza cinematografica che volge verso i due protagonisti, Gesù e Pietro. Li vediamo in lontananza mentre si incamminano su una strada non ancora battuta, davanti a loro orizzonti sterminati. La telecamera li segue e li inquadra da dietro, Gesù e Pietro, come dire Gesù e la Chiesa che camminano insieme sulle strade della storia. Niente, nessuno ormai potrà più separarli. Pietro ad un certo momento si volta indietro e vede Giovanni, l'autore del Vangelo, e chiede a Gesù cosa sarà di lui. Pietro è forse preoccupato di Giovanni, o forse un po' geloso? In effetti qualche screzio tra i discepoli di Pietro e quelli di Giovanni ci sono stati a quei tempi. Nulla di nuovo quindi sotto il sole, nella storia della Chiesa, se volete anche guardando a quello che accade ai giorni nostri. Ma Gesù è tranquillo e una cosa chiede a Pietro, una sola cosa. Tu seguimi. Questa è la parola d'ordine, seguire Gesù. E poi quel finale. Vi sono ancora molte cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E se questo è vero per quel che riguarda i Vangeli, tanto più dopo. Pensate cosa ha fatto Gesù attraverso i santi. E allora ben più di tutti i libri del mondo dovremo scrivere per testimoniare i segni di Gesù sulla terra. E davvero il Vangelo non è finito quel giorno con Giovanni l'Evangelista. Continua oggi e continuerà fino alla fine dei secoli.